Siamo con la senatrice Roberta Toffanin di Forza Italia. Come mai è venuta qua a Chioggia oggi? Beh, è fondamentale per chi rappresenta le istituzioni come me trovare momento di dialogo, di confronto con chi vive e lavora nel territorio. E so che ha avuto un incontro col sindaco e dopo è passata anche a trovare i pescatori. Abbiamo fatto un incontro con il sindaco Armelao e con alcuni rappresentanti dell'amministrazione di Forza Italia, dove abbiamo parlato di alcune tematiche che riguardano il territorio. La nuova amministrazione segna un cambio di passo notevole rispetto alla precedente e abbiamo messo in evidenza quelle che sono anche le migliorie da apportare nel territorio. Poi siamo passati a sentire, ad ascoltare la voce dei pescatori, una voce che ovviamente lamenta tanti problemi, ci sono molte criticità che devono essere affrontate. Il nostro sottosegretario Francesco Battistoni ha già provveduto con incontri ma anche con azioni in Europa a cercare di dare le prime risposte. Tanto c'è ancora da fare per la pesca, soprattutto bisogna far sentire la voce della pesca italiana in Europa e su questo noi affronteremo le nostre battaglie. Comunque i pescatori sono, ritengo, molto soddisfatti del fatto che qualcuno si sia mosso per loro, perché sentono proprio la necessità di avere un contatto con le istituzioni. Sì, ci hanno dimostrato questa esigenza ed è un'esigenza che anche noi parlamentari sentiamo perché per fare il nostro lavoro in maniera pertinente nelle istituzioni anche romane abbiamo bisogno di conoscere veramente quelle che sono le realtà del nostro territorio, ripeto, ed è un'esigenza che sentiamo e che abbiamo bisogno di portare avanti. E per quanto riguarda la categoria del turismo con la direttiva Bolkestein? Forza Italia anche sulla Bolkestein si è sempre fatta sentire. Ora noi stiamo in attesa di poter portare le nostre considerazioni, le nostre migliorie con delle proposte emendative anche a quelle che sono invece le proposte del governo, certi che dobbiamo tutelare le imprese, le famiglie e i lavoratori. Perfetto, la ringrazio Ma moltissimo. grazie a voi. Buon lavoro. Grazie.